Buongiorno e benvenuti a tutti a questa 16ª edizione di Research to Business, l'iniziativa internazionale della ricerca, dell'innovazione, della transizione che la Regione Emilia-Romagna organizza insieme ad Arter. Diamo il via a questo primo appuntamento dedicato a conoscenze e ricerca al centro della sfida. Presento subito i relatori che saranno con me, il padrone di casa Giovanni Anceschi, presidente di Arter, attrattività, ricerca e territorio, cioè la società consortile della Regione Emilia-Romagna per l'attrattività, l'innovazione, la conoscenza e l'internazionalizzazione. Il professor Stefano Paleari, buongiorno, consigliere esperto del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché docente ordinario di analisi dei sistemi finanziari all'Università di Bergamo. Il presidente Stefano Bonaccini sta arrivando, purtroppo, anche se siamo virtuali, della seconda edizione di Research to Business in versione completamente digitale. Ci sono ancora degli spazi fisici da percorrere che a volte non permettono di mantenere gli orari, ci raggiungerà tra pochissimo. Io do il benvenuto a tutti quelli che ci stanno seguendo e passerei subito la parola al presidente di Arter, Anceschi, per raccontarci come è cambiato dopo il Covid, considerando appunto che questa è la seconda volta che questo evento, che era in presenza, io lo ricordo appunto quando venivamo negli spazi della fiera a seguire le varie conferenze, a moderarle anche. Io mi scuso tra l'altro perché improvvisamente ho un sottofondo molto rumoroso, spero che non si sente, non disturbi troppo, e appunto è per capire come questa evoluzione in digitale anche di Research to Business sta cambiando il ruolo di questo evento e l'approccio delle imprese e dall'altro dei centri della ricerca, che sono i due interlocutori che sono a confronto in questa occasione. Grazie Lari, buongiorno e buongiorno a tutti e chi ci ascolta. Io sono molto contento oggi di dare benvenuto e di aprire questa edizione di R2B, l'ha ricordato Lari in apertura, la seconda nostra edizione digitale, dopo la pandemia che ci ha colpito. E speriamo anche di poter riprendere presto una modalità quantomeno ibrida, perché certamente la presenza ci manca e l'innovazione ha bisogno anche di relazioni, di contatti diretti. E questa edizione parte in corrispondenza di alcune novità importanti che in queste sessioni tra oggi e domani avremo modo di presentare, di ascoltare, in particolare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che tocca in modo importante anche tutte le nostre attività dell'ecosistema dell'innovazione a livello regionale, e la nuova programmazione europea, che avremo modo di raccontare, di presentare nel corso di queste giornate. E forse la metafora che rappresenta un po' questo cambiamento è il Tecnopolo di Bologna. Sono stati anni difficili questi di lavoro funestato dalla pandemia, e nonostante tutte le difficoltà il Tecnopolo è pronto e presto ospiterà i primi supercomputer e quindi le prime macchine che porranno Bologna, la nostra regione, al traino di un sistema nazionale che si vuole posizionare in modo importante su tutto il mondo di Big Data, per la ricerca e per l'innovazione delle nostre imprese. Uso il cantiere del Tecnopolo come metafora anche di questi anni di cambiamento, anni in cui la Regione ha profuso uno sforzo importantissimo, anche Arter ha avuto una parte importante in questo lavoro, e anche come immagine che così dà l'avvio a questa nostra riflessione di oggi. E abbiamo voluto mettere al centro il tema della ricerca e delle competenze proprio per iniziare questo due giorni di confronto di Research to Business. E l'Emilia Romagna, lo ricordiamo, si posiziona in modo importante dal punto di vista del sistema di ricerca e di innovazione e delle competenze per l'innovazione. Siamo la prima regione in Italia per lavoratori impiegati nella ricerca e sviluppo, ma anche per indice di attrattività del sistema universitario per numero di laureati. Sono numeri importanti che dicono come, ecco, questi temi di cui oggi parliamo e che mettiamo al centro di questo dibattito sono la quotidianità dei nostri centri di ricerca e degli enti che in regione hanno preso
sede e di tante imprese che contribuiscono nel nostro ecosistema a portare innovazione e a portare anche benessere alla nostra società. Al centro oggi mettiamo proprio il tema della conoscenza come sfida per ripartire dopo la pandemia e lo facciamo, ecco, cogliendo un'occasione importante. Il piano di ripresa e resilienza mette 15 miliardi di euro sui processi di innovazione, sul trasferimento tecnologico, sul supporto della conoscenza, della ricerca di base, della ricerca applicata e siamo contenti oggi di partire da qui per capire come questo piano porterà impatto sul nostro territorio. Il tema delle competenze per l'innovazione lo mettiamo al centro di questa edizione digitale anche per così accompagnare l'evoluzione di Research to Business. Ilaria mi chiedeva insomma che cosa è cambiato tanto, è cambiato che stiamo tutti parlando davanti a uno schermo e questa cosa ci dà la fatica di non appunto vivere le relazioni dirette come motore dell'innovazione, ma ci dà anche delle opportunità importanti e interessanti. Se pensiamo per esempio a tutte le relazioni internazionali che la nostra regione coltiva, ma che tutti gli attori dell'innovazione, ciascuno nel proprio mondo, coltivano giorno dopo giorno, l'opportunità di questa seconda edizione digitale è importante perché ci aiuta a connettere il nostro sistema con alcuni e diversi sistemi internazionali, sia a livello europeo che mondiale, che sono per noi centrali dal punto di vista proprio dello sviluppo di imprese e del sistema della ricerca. E saranno due giorni con tanti spunti, ricchi di temi, e ne cito solo alcuni, solo per non dilungarmi, ma insomma parleremo di Big Data, parleremo di transizione ecologica, parleremo di New Space Economy, come un trend importante in cui anche la nostra regione si sta posizionando. Avremo modo di presentare il programma Horizon Europe e quindi le opportunità che il programma porta alle imprese e al nostro sistema della ricerca e innovazione. Ecco, quindi abbiamo una ricchezza di contenuti che vogliamo portare al centro di questo nostro dibattito e sono contento di poterlo aprire e di raccontare quello che succederà nei prossimi passi. Ecco, non so se mi sentite, la domanda che volevo fare era quindi comunque ci sono dei vantaggi anche nella digitalizzazione, nel fatto di esserci tutti dematerializzati, di poter comunicare da qualsiasi punto del mondo noi siamo, a livello appunto di contaminazioni mi sembra di capire, quindi questa sarà una formula che verrà in qualche modo preservata in modo ibrido anche nelle prossime edizioni? Certamente sì. Abbiamo tutti voglia di tornare a vederci di persona, ma anche di continuare a coltivare appunto questa dimensione digitale che ha portato opportunità importanti, le abbiamo viste anche dai numeri dello scorso anno, numeri importanti dal punto di vista proprio della crescita internazionale e delle relazioni internazionali. Ovviamente i nostri eventi di connessione tra i cluster che hanno avuto un boom di collegamenti e di opportunità con tanti attori a livello europeo e internazionale, ma anche le opportunità per le imprese che possono, anche grazie a questo evento, entrare in connessione con eccellenze della ricerca non soltanto territoriale, ma nazionale ed europea. Quindi certamente dovremo continuare a lavorare anche sulla dimensione digitale. Poi dopo torneremo sui temi dell'attrattività di questa regione, tra l'altro proprio oggi ci sarà la firma di una nuova misura per attrarre investimenti. In attesa del Presidente Bonaccini io passerei subito invece con una domanda per il Professor Paleari che ha seguito quasi tutto, insomma adesso non so quasi tutto questo, non lo so, però buona parte del capitolo, della sezione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicata proprio ai temi che sono al centro di questi due giorni. Parliamo da una regione, l'Emilia
Romagna, come ci diceva prima Anceschi, comunque che è ai vertici delle graduatorie nazionali, quando poi però ci si confronta in Europa, ahimè, appunto, dobbiamo un po' abbassare il nostro posizionamento in classifica. L'Italia comunque in generale sconta dei gap notevoli. Ecco, come ci si muove? Cioè, ci sono delle speranze enormi appese appunto alle risorse in arrivo dall'Europa. Quali sono i gap principali e le misure che avete studiato per cercare di arrivare a posizionarci almeno alla pari con le grandi regioni manifatturiere con cui competiamo? Grazie, buongiorno a tutti, e mi fa molto piacere portare l'indirizzo di saluto anche a nome del Ministro Messa a questo importante evento che riguarda i temi della ricerca e dell'innovazione. Mi fa anche molto piacere poterlo portare ad un evento organizzato da una regione che è da tanto tempo molto attiva su queste tematiche. Non è un caso che inizi oggi a capitalizzare in maniera significativa delle politiche che hanno bisogno di tanto tempo per poi generare dei risultati, ma credo che poi alla fine la costanza e la determinazione abbiano determineranno anche un premio in questa direzione. Ha detto bene, noi veniamo da un periodo, gli ultimi 10 anni sono stati particolarmente duri per il sistema dell'università, della ricerca, in particolare nel nostro paese. Questo ancora prima della pandemia. Ma questi 10 anni non sono stati, dal punto di vista, diciamo, della ricerca e dell'università, 10 anni per tutti. Perché non lo sono stati? Sono stati perduti in termini di investimento, e quello che lei ha citato relativamente al PNRR, quello che anche il dottor Anceschi, a cui ha fatto menzione, sono proprio una risposta a questa perdita che c'è stata nell'ambito dei finanziamenti alla ricerca negli ultimi 10 anni. Però, dicevo, questi 10 anni non sono stati interamente perduti, perché nel frattempo il mondo della ricerca e dell'università si è riformato ed è stato portato su dei livelli che sono assolutamente comparabili a quelli internazionali. Cito solo un esempio semplice. Nel 2010 oltre il 90% delle risorse che ricevevano gli Atenei era fondato sulla quota storica, cioè ricevevano le risorse sulla base, per un certo periodo, sulla base di quello che avevano ricevuto nel periodo precedente. Non esistevano i costi standard e il finanziamento di natura competitiva contava per un esiguo 10%. A distanza di 10 anni la quota storica è scesa dal 90 al 43%, ci sono i costi standard che a oggi allocano quasi il 30% dei fondi all'università, e la quota premiale è composta quasi da un ulteriore 30%. Che cosa vuol dire costo standard? L'università, il sistema della ricerca, è il primo all'interno della pubblica amministrazione a applicare questa misura. Significa sostanzialmente allocare le risorse sulla base del numero di studenti e quindi sulla base del servizio che si eroga. E per quanto riguarda la ricerca, su base competitiva, cioè partecipando a delle selezioni e quindi a delle valutazioni fatte da dei giudici indipendenti. Quindi sono stati 10 anni difficili da un punto di vista delle risorse, difficoltà che si è tradotta in un calo consistente del numero di ricercatori. Eravamo 59.000 dentro l'università nel 2010, siamo scesi sotto i 52.000 nel 2020, oggi c'è un primo segnale di cambiamento di tendenza, siamo a 53.000, però siamo ancora sotto di oltre il 10% rispetto ai livelli del 2010, di oltre 10 anni fa. Quindi questo è il punto di partenza che mi sono permesso di sottolineare, perché spesso e volentieri non si tiene mai conto di quello che è successo nel lungo periodo. Questa consapevolezza ci ha portato a scrivere la missione 4 del Recovery Plan, quella dedicata all'istruzione e alla ricerca,
con l'obiettivo di invertire queste tendenze, con l'obiettivo di cambiare marcia, e però con la consapevolezza dei punti di debolezza da cui si parte. La missione 4 è divisa in due componenti. C'è una prima componente che riguarda il potenziamento dell'offerta di tutti i servizi legati all'istruzione, c'è una seconda componente che è quella che più interessa chi ascolta questo evento, che è dedicata alla ricerca, in particolare, un po' come il titolo della vostra manifestazione, dalla ricerca all'impresa, from research to business, nella versione inglese. Che cosa contiene questa parte dedicata alla ricerca e alla transizione, al percorso che porta dalla ricerca alla generazione poi di attività economiche e di business? Che cosa contiene? Contiene due tipologie di misure. La prima è composta da misure che sono, aderiscono ad un approccio bottom-up. Chi vuole competere per determinati argomenti di ricerca può farlo, a differenza che in passato, con continuità, quindi fino almeno al 2026 c'è una continuità dei finanziamenti per queste iniziative, e con un importo che è significativo, tale per cui la possibilità di accedere a questi finanziamenti aumenta di molto in termini di probabilità. Ovviamente si tratta sempre di contesti competitivi che sono soggetti ad una valutazione, ma sono iniziative che favoriscono la ricerca di base, quella ancora in uno stadio lontano dal trasferimento tecnologico. Oltre a questo, un'altra iniziativa che noi definiamo bottom-up, perché è nella libertà dei centri di ricerca e delle università, è quella finalizzata ad attrarre i giovani ricercatori. Come sapete, uno dei punti di debolezza del nostro paese è che scontiamo da molti anni un'uscita significativa di personale qualificato verso paesi stranieri che poi non ritorna. Noi non vogliamo chiudere il paese in se stesso, vogliamo però creare le condizioni affinché ricercatori stranieri possano venire in Italia e ricercatori italiani che hanno speso un periodo all'estero possano rientrare opportunamente nel nostro paese. Anche nel Recovery c'è un'iniziativa, sempre bottom up, che ha l'obiettivo di richiamare, dare l'opportunità di finanziare dei progetti di ricerca per persone che hanno vinto degli European Research Council Project, delle Marie Curie, delle borse Marie Curie e dei progetti Seal of Excellence. Chiedo scusa per gli aspetti tecnici, ma si tratta di iniziative riconosciute a livello europeo, dedicate a personale ricercatore giovane e che determinano delle dotazioni per l'attività di ricerca. Ecco, per la prima volta il Ministero è in grado di avere un programma che vale complessivamente 600 milioni strettamente dedicato a questo. Poi ci sono un insieme di iniziative che sono più di condivisione di tipo progettuale dal basso, ma che hanno bisogno di una progettualità anche più di tipo top down, che sono sostanzialmente i partenariati di filiera di ricerca, sui quali si investe 1 miliardo e 600 milioni, i centri nazionali che prevedono iniziative come quella del Tecnopolo di Bologna, che anche qui l'investimento è di 1 miliardo e 600 milioni per un numero minimo di 5 centri a livello nazionale, e gli ecosistemi dell'innovazione, per i quali è previsto un investimento di 1 miliardo e 300 milioni. Si aggiungono 1 miliardo e 600 milioni per le infrastrutture, la ricerca e l'innovazione. Cioè i finanziamenti di cui noi stiamo parlando sono finanziamenti inimmaginabili solamente un anno e mezzo fa. E questo determinerà la possibilità di colmare alcuni gap importanti, che sono quelli della dotazione dei ricercatori, in particolare dei giovani ricercatori, gap di natura territoriale tra diverse parti del paese, perché le iniziative sono a livello di sistema,
e gap di genere, perché noi sappiamo che il nostro paese ha una, sconta una posizione di significativo arretramento, arretratezza da questo punto di vista. So che la vostra regione è particolarmente attiva, lo fa anche sapere attraverso iniziative come queste e attraverso anche tante altre iniziative, lo fa anche molto sapere e fa bene. Diciamo che dovrebbero fare così anche tutte le altre regioni italiane, affinché ci sia la possibilità in modo equilibrato di far sì che prima la dottoressa Vesentini diceva sostanzialmente che noi scontiamo comunque ancora un gap rispetto ad altri paesi europei. Questo è molto vero, ma attraverso iniziative come quella che porterà il Centro Europeo per la Meteorologia a Bologna, come quella che porterà l'High Performing Computing a Bologna, come quella che porterà, diciamo, tutta una serie di iniziative che coinvolgono diversi attori, sia pubblici che privati, sia universitari che enti pubblici di ricerca, noi possiamo diventare nel nostro paese, con una buona distribuzione territoriale, dei centri di riferimento europei. E questo creando le condizioni affinché anche da un punto di vista culturale l'investimento in ricerca sia percepito per quello che è, cioè un investimento ad altissimo rendimento anche economico, a fortissimo impatto sociale e tutto sommato anche a ritorno per la collettività, perché la collettività spende tante risorse per formare le persone. È davvero un peccato che queste persone poi mettano, diciamo, a disposizione tutto il loro patrimonio di competenze e creatività solamente per gli altri paesi. Ecco, io penso che i passaggi in questa direzione, che il Piano Nazionale di Resilienza e Recupero sia un'occasione unica. Bisogna essere consapevoli di alcune cose, ma credo che una regione come l'Emilia-Romagna lo sia e possa anche fare da punto di riferimento per tante altre iniziative. Bisogna essere consapevoli che il recovery è una piattaforma temporanea, copre un periodo che va dal 2021 al 2026, che all'interno di quel periodo occorre fare due cose. La prima è rispettare i tempi, perché l'Unione Europea è stata molto, molto tassativa da questo punto di vista, e questo vuol dire affiancare agli investimenti anche le riforme, e nell'ambito della ricerca e dell'innovazione la riforma che prevede una maggiore mobilità dei ricercatori all'interno di strutture, tra strutture diverse e anche tra paesi diversi. Occorre quindi, diciamo, rispettare i tempi e, non meno importante, occorre anche creare le condizioni affinché dopo il 2026 queste iniziative di sistema possano avere una continuità. Si tratta di iniziative di sistema, dicevo, nazionali con un orizzonte europeo. Il Tecnopolo di Bologna si sta, diciamo, specializzando, affermando come hub all'interno di un sistema di SPOC con riferimento ai big data e all'high performing computing e al quantum computing. Io credo che su tante altre tematiche che possono riguardare il biofarma, che possono riguardare la mobilità sostenibile, che possono riguardare l'agritech, ecco, noi si possa a livello nazionale davvero fare in modo che lo sforzo che è stato fatto dall'Emilia Romagna, che è così evidente, che è così anche ben presentato, e approfitto per fare i complimenti al Presidente Bonaccini e ai suoi collaboratori per questa intensa attività, e io spero che questo sforzo sia, diciamo, riconosciuto all'interno del Recovery Plan e che sia anche di elemento di ispirazione per altre regioni, su altri campi, su altri contesti, perché ho sentito dire durante alcuni dialoghi nei mesi scorsi dall'assessore Colla più volte che sì, si fa a Bologna, ma Bologna vuole essere un punto di riferimento nazionale e internazionale. Questo è lo spirito con cui le diverse iniziative devono essere portate avanti. Abbiamo capito finalmente, che nuovi sentieri di sviluppo economico che siano sostenibili, ma che non rappresentino una decrescita felice, perché felice la decrescita non è, possono essere raggiunti solamente attraverso l'innovazione, attraverso la capacità di attrarre persone giovani,
molto equipaggiate sul piano scientifico e culturale. Beh, quando avremo fatto questo, io credo che avremo lasciato una buona eredità politica, nel senso di politica della ricerca, alle nuove generazioni. E siamo tutti impegnati nel fare questo. Sono molto contento che proprio oggi si possa anche coronare, insieme a questo evento, questa iniziativa sul centro meteorologico e su cui l'Emilia Romagna si è battuta moltissimo, ha anche investito importanti risorse insieme al Ministero dell'Università e della Ricerca, che ha investito oltre 40 milioni. Ecco, questo possa essere coronato da successo, un successo che, di cui probabilmente di cui, diciamo, fa molto vanto il Presidente Bonaccini, ma mi permetto di condividere questo vanto con voi, perché è una cosa che abbiamo fatto insieme, l'abbiamo fatta a livello di sistema. Ecco, noi vorremmo un messaggio che vorrei dare alla fine di questo mio intervento è che le iniziative inserite nel recovery non sono mai iniziative individuali. Vogliamo affermare delle iniziative, anche prendendo ispirazione da quello che fanno la Francia e la Germania, che per noi sono punti di riferimento, di sistema. Sono cose che possono nascere in una città, in una regione, che possono aggregare diverse realtà territoriali, ma che lo fanno nello spirito di dare una mano al paese e alla sua ripresa. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie professor Paleari, e benvenuto anche al presidente Stefano Bonaccini. Credo che sia sulla parola sistema e appunto sia su quello di Tecnopolo abbia molto da dire il presidente, perché appunto questa è una regione presa sempre a modello per la capacità di fare il sistema di coesione a partire dal patto per il lavoro, diventato patto per il lavoro e per il clima. E sul Tecnopolo non vorrei appunto togliere parole al presidente, perché appunto oggi c'è la firma della consegna e credo che parlando di attrattività e di capacità appunto di fare da hub, come dicevano prima sia Anceschi che Paleari, appunto la regione abbia giocato d'anticipo. Le do il benvenuto e lascio lei la parola appunto sul tema dell'attrattività appunto di questa regione, che comunque sta facendo un po' scuola e anche appunto nel piano nazionale del recovery plan è stata presa a modello quando si è parlato di ricerca di competenze. Grazie, l'ha detto lei. Non... E io posso solo sottolinearlo, nel senso che io non uso mai la parola modello, non l'ho mai usato e mai lo userò. Però certamente sta succedendo qualcosa che credo renda questa regione, nel racconto anche fuori dai confini sia regionali che nazionali, come un luogo nel quale almeno andare a verificare cosa sta succedendo. Lo dico perché siamo primi per addetti alla ricerca e sviluppo in Italia, siamo diventati primi per attrattività del sistema universitario, per numero di laureati come percentuale su una popolazione di una certa fascia di età. Siamo una regione che è tra le prime, se non la prima, per numero di brevetti sulla popolazione residente. Investiamo più del 2% in ricerca, che più o meno è la media europea ed è sopra la media italiana, che è poco sopra l'1. Abbiamo fatto tali e tanti investimenti in questi anni che credo adesso se ne raccoglieranno dei frutti. Il fatto che il presidente Draghi abbia deciso nella prima uscita nel paese di venire in Emilia Romagna e segnatamente partire dal Tecnopolo credo non sia una scelta casuale. D'altra parte, noi concorreremo a rendere l'Italia e l'Europa, se si sarà capaci di dar seguito agli intendimenti, a ciò che sta accadendo, una vera e propria data valley che competerà con la Cina e gli Stati Uniti per la prima volta. Avere qui l'hub della ricerca europea sulla meteorologia, che porterà qui oltre 1000 ricercatori da tutta Europa e l'Agenzia Nazionale che da Roma scenderà a Bologna, e contemporaneamente avere al Tecnopolo le sedi non solo del Cineca ma dell'ENEA, dell'Istituto di Fisica Nucleare Nazionale, tanti altri istituti di ricerca scientifica e ovviamente l'arrivo del supercomputer che permetterà di dar vita alla Big Data Foundation, aperto università, imprese a tutta Italia, a tutto il mondo,
ci colloca con quella capacità di calcolo superiore all'80% dell'intero paese, superiore al 20% dell'intera Unione Europea, come obiettivamente un luogo nel quale la competitività sulla innovazione tecnologica, digitale e la ricerca può davvero prendere una spinta e dare una spinta all'intero paese molto forte. Le cose non accadono mai per caso, abbiamo investito tanto in questi anni, frutto anche di un sistema di relazioni sfociato prima nel patto per il lavoro, oggi nel patto per il lavoro e per il clima, che hanno fatto condividere a noi con le parti sociali obiettivi nei quali è evidente che devi scegliere delle priorità, darti quelle e accantonarne altre. Noi abbiamo decisamente preso la strada dell'investimento o di favorire l'investimento in ricerca e innovazione, soprattutto in qualità, se dovessi usare uno slogan, perché se vuoi collocare l'Emilia-Romagna e renderla competitiva con i territori più avanzati d'Europa e del mondo, le imprese ti chiedono esattamente questo. Sanno da sole come competere sul mercato. Abbiamo il vantaggio di avere distretti produttivi e manifatturieri che sono tra i primi al mondo nel loro settore. Ma nella globalizzazione, obiettivamente, da un lato l'internazionalizzazione delle imprese, dall'altro mettere a disposizione strumenti sia finanziari che anche proprio tecnologici, non a caso abbiamo parlato del Tecnopolo, credo sia la cifra che può permettere, io credo permetterà, di avere un territorio che potrà davvero dire la sua in termini di sia attrattività, cosa che non era mai stata una delle caratteristiche di questa regione nel dopoguerra, lo è diventata negli ultimi anni. Abbiamo richieste di insediamento qui dal mondo, dall'Europa e dall'Italia, perché obiettivamente vi è una serie e un concentrato di opportunità che credo garantiscano e testimonino un connubio che sempre più dovrà essere, tra virgolette, messo in relazione e in collaborazione, che è quello tra il mondo del lavoro, dell'impresa e soprattutto quello della ricerca. Da ultimo, noi stiamo anche lavorando a un progetto per come essere in grado di trattenere ed attrarre i migliori talenti post diploma e post laurea, perché anche qui credo ci sia qualcosa di rilevante su cui investire. Noi abbiamo bisogno di sempre più formazione, e il fatto che nel PNRR il governo abbia voluto scrivere che il riferimento degli ITS, cioè degli istituti tecnici scientifici, sia quello dell'Emilia-Romagna, e lo scrivono con nome e cognome, è un bel orgoglio per noi, ma è anche frutto del lavoro di questi anni in cui, a differenza della gran parte d'Italia, qui ad esempio ha funzionato l'alternanza scuola-lavoro. Questo è un po' il lavoro che insieme ad Arter stiamo cercando di fare, è il lavoro che prova a tenere insieme industria, capitale umano, società, territorio, e credo davvero che sulla competitività, i talenti, l'imprenditorialità, noi possiamo segnare qualcosa di positivo e anche di lungo periodo in termini di crescita, perché questo è un punto sul quale abbiamo investito, è un fatto anche inedito tra le regioni. Questo patto per il lavoro e per il clima indica che attraverso la coesione sociale non è vero che ci si metta più tempo a prendere decisioni che qui invece abbiamo dimostrato saper prendere, pur condividendole, con molta molta velocità. L'ultima cosa, abbiamo davanti una occasione per il paese formidabile e imperdibile. Oltre 200 miliardi di euro da poter spendere nei prossimi anni, che si aggiungono coincidentalmente anche con la partenza del settennato dei fondi di programmazione europea 2021-2027, che sono altri miliardi
per il paese, per l'Emilia-Romagna saranno circa altri 3 miliardi di euro, perché nonostante la Brexit crescerà la dotazione all'Italia e alle regioni, ed essendo noi notoriamente una regione che spende tutti i fondi che le vengono assegnati, anzi ce ne dessero di più, e il patto per il lavoro e per il clima che ha una dotazione nei prossimi anni di circa 30 miliardi di euro di ulteriori fondi pubblici e privati, beh, io credo che verremo certamente messi alla prova. Il giudizio su questa classe dirigente sarà dato dalla sua capacità di spendere e spendere bene queste risorse, ma è una prova che va percorsa fino in fondo. Grazie mille Presidente, ma resti con noi che poi appunto facciamo un ultimo giro di domande poi dopo. Io torno invece dal Presidente Anceschi, che è anche uomo di impresa, perché ha fondato e guida tuttora un'azienda che in qualche modo può ben rappresentare il mondo dell'intelligenza avanzato, di tutto quello che è basato sulla conoscenza anche a livello di business aziendale, perché Amagamma oggi si chiama Lex Energy Way, appunto si occupa di matematica applicata e data intelligence, ma mi corregga. Quello che volevo chiedere, da 2 anni guida anche appunto una società pubblica, perché Arter è guidata dalla regione Emilia-Romagna. Che cosa, che cambiamento ha notato? Quello che appunto ha raccontato il Presidente, appunto in qualche modo testimoniava anche all'inizio. Ecco, in effetti questo clima di cambiamento in 2 anni, tra l'altro appunto con in mezzo il Covid, che cosa ha portato a livello appunto di percezione di chi l'impresa la fa tutti i giorni? E secondo lei oggi a che punto siamo e che prospettive vede in questa regione, ma appunto come hub di uno sguardo aperto a tutto il mondo? Appunto, non dimentichiamo che tra appunto le varie i vari primati e questa regione, anche quello dell'internazionalizzazione, se si conta sul numero di abitanti, appunto la quota di interscambio commerciale. Allora è cambiato il mondo, è cambiato per la situazione in cui ci siamo ritrovati, sia dalla prospettiva delle imprese, chiaramente questo si sente molto, ma anche dalla prospettiva pubblica. Vorrei citare 3 cose. È cambiato la percezione del digitale. Quando 2 anni fa sono diventato presidente di Arter si parlava di digitale in diverse chiavi, ma insomma si percepiva come trend in cui faticavamo a collocarci. Oggi è entrato nelle nostre case dai bambini. Oggi parliamo di ricerca e innovazione, ma vediamo la formazione di base che è costretta al digitale, ma che da qui può avere anche delle opportunità. Questo accende un tema importantissimo di attenzione all'equità, di lotta alle disuguaglianze. Penso che l'impostazione che questa regione ha dato, anche tramite il patto per il lavoro e per il clima, ma tramite l'attenzione al riequilibrio territoriale e veramente all'attenzione a tutti, passi anche da questi argomenti. Vogliamo, insomma, 2 anni fa parlavamo di praticamente piena occupazione, oggi la pandemia ha portato un impatto significativo, con anche tante forze che si stanno vedendo nelle nostre imprese, tant'è che le proiezioni ci danno in ripresa, in rimbalzo nel giro di poco più di un anno. È cambiato, credo, l'attenzione al... Insomma, oggi abbiamo parlato e l'abbiamo ricordato, l'investimento importante a Tecnopolo, e lo racconto anche dal punto di vista di quanto questo investimento sarà in grado di generare un potenziale per attrarre talenti. E vorrei dire qualcosa su questo tema, perché è importante che affianchiamo a tutti i discorsi di investimento in infrastrutture e in infrastrutture di ricerca. Oggi il Tecnopolo sono importantissime, Arter ha lavorato tantissimo a questo. Ecco, li affianchiamo a tutto quello che questa regione sta facendo per portare talenti e per coltivare talenti con le università che nel nostro territorio operano. Proprio dentro R2B parleremo di 3 iniziative molto importanti. Le racconto anche in questa così, domanda sul cambiamento, perché secondo me sono centrali per il cambiamento che questa regione sta interpretando e sta vivendo, sia dal punto di vista di Arter che dalla prospettiva delle imprese. 3 iniziative, PhD2B è un programma che racconteremo in questi giorni e che facilita l'incontro tra dottorandi e ricercatori e le imprese del nostro ecosistema. È un programma importante che affianchiamo
di ITER, International Talents for Emilia Romagna, che è stato pensato proprio per promuovere l'attrattività e la retention di talenti internazionali nelle nostre imprese e nei nostri centri di ricerca. Sta andando molto bene, ha attratto oltre 700 profili interessati a posizioni di software developer che sono state individuate come quelle su cui le nostre imprese esprimono il maggior fabbisogno. E, oltre 700 talenti che abbiamo portato all'attenzione delle imprese che hanno partecipato a questo programma e che le imprese stanno selezionando per potenziare il proprio organico e per affiancarlo al lavoro preziosissimo della nostra università. E poi torno sul tema che ha citato anche il Presidente Bonaccini. Nel Piano Nazionale di Resilienza e di Ripresa è citata l'Emilia Romagna proprio come il caso scuola sugli istituti di formazione tecnica superiore. Dentro Research to Business avremo un evento dedicato proprio per raccontare tutto lo sforzo che la Regione Arter ha messo sugli ITS, che sono un elemento fondamentale, un tassello fondamentale del nostro ecosistema dell'innovazione e anche della produzione. Stanno generando profili professionali che sostengono la transizione del nostro territorio e che sono richiestissimi dalle imprese. Ecco, questa capacità che il nostro territorio sta esprimendo in un periodo difficile e complesso, dove tanti settori sono in sofferenza, credo che sia la cifra più importante di questi anni di transizione. Il programma ITS dimostra anche come in questo territorio scuole, istruzione, imprese, università collaborino per la crescita di tutti, e quindi mi piace ricordarlo come veramente eccellenza che siamo stati in grado di esprimere e che sempre di più dobbiamo coltivare. E mi piace anche ricordarlo all'interno di questo tema di attrattività e di talenti che sono fatti certamente di ricercatori, di persone con altissime competenze per le nostre imprese, sono fatte anche di competenze veramente specifiche a servizio della nostra crescita. Grazie Presidente Anceschi. Torno al professor Pareari, perché appunto competenze strategiche, quindi dall'attrazione di investimenti, di risorse monetarie e appunto di investimenti privati all'attrazione di cervelli, di talenti. C'è un fatto di base, voglio essere un po' provocatoria, che di giovani ce ne sono e ce ne saranno sempre meno, quindi non si rischia di scatenare una sorta di guerra, di competizione, soprattutto considerando che in una regione come questa, da un lato, i messaggi che arrivano sono appunto iscrivetevi, preferite per profili, percorsi scusi tecnici, quindi appunto per avvicinarsi sempre di più alle esigenze delle imprese, e dall'altro invece abbiamo bisogno di giovani che proseguono gli studi universitari, si specializzino, dottorandi, alta ricerca. La platea di partenza è piuttosto esigua, a maggior ragione se come sembra continueranno ad arrivare molti investimenti, si rischia davvero che la carenza di talenti sia un po' il nodo che freni la crescita. È un timore corretto o sono un catastrofista? Ma guardi, io ho scritto un libro che si chiama proprio La guerra non dichiarata, dove al primo capitolo ho messo la questione demografica sul calo della natalità, che è giunta a dei livelli davvero preoccupanti. Fortunatamente noi abbiamo ancora un margine di crescita, perché siamo il paese europeo col più basso numero di laureati all'interno di una certa fascia della popolazione. Il Presidente Bonaccini ha ricordato come l'Emilia-Romagna sia al primo posto da questo punto di vista, è un primo posto che le consente di agganciare la media europea, ma il resto del paese ancora ci deve arrivare. Quindi abbiamo ancora delle potenzialità di crescita malgrado un difficile contesto demografico. Il tema dei talenti è un tema intorno al quale andrebbe fatto anche uno studio di carattere storico. Gli Stati Uniti hanno costruito il vantaggio competitivo degli ultimi 60 anni, 70 anni, proprio sull'attrattività dei talenti che un regime infausto ha messo a portata di mano di quel paese. Oggi lo facciamo in condizioni di competizione democratica ed è un grandissimo beneficio, ma dobbiamo essere consapevoli che in effetti quella dei talenti è abbastanza
una guerra nell'attrarre queste persone. Però credo che la cifra l'abbia data proprio il presidente Bonaccini, nel senso che quando lui ha detto noi vogliamo essere attrattivi perché qui ci deve essere un concentrato di opportunità. Ecco, l'importante è dare opportunità, l'importante è dare la canna da pesca e non il pesce. E questo è molto significativo perché significa creare qualcosa a beneficio di tutta la collettività e non solo dei talenti. La seconda cosa, per unire quello che lei ha chiesto e anche le ultime parole del presidente Bonaccini, quando lui ha detto voglio dimostrare che la coesione sociale non rallenta la velocità decisionale. Ecco, io credo che sia un'ottima considerazione. Aggiungo un corollario, vuol dire sostanzialmente che escludere qualcuno non aiuta ad andare avanti. E quindi la coesione sociale è una logica di inclusione, il sistema come elemento inclusivo e non come elemento di potere. E questo credo in tutta il recovery plan c'è questa matrice di spronare le istituzioni, i centri di ricerca, le imprese a fare sistema. Dove il fare sistema non significa unire debolezze, ma significa unire forze. E sugli ITS, guardate, c'è stata una bella discussione tra il ministro Bianchi e il ministro Messa. Io fortunatamente, diciamo, ho avuto entrambe queste persone come colleghi quando erano rettori, e io ero altrettanto. E sugli ITS, il fatto di aver citato il modello dell'Emilia-Romagna è aver citato un modello che non ha escluso nessuno nella sua evoluzione. Non ha escluso nessuno, non ha separato le università dalla scuola, non ha separato le imprese dalle università, ha dato ad ognuno un'opportunità di esprimere un riconoscimento intorno ad un unico obiettivo, che era quello di avere del personale che avesse delle grandi opportunità occupazionali nei settori trainanti e evolutivi del sistema industriale. Per giungere ai livelli numerici che sono tipici della Francia e della Germania dobbiamo ancora correre molto, e noi speriamo che l'aver fatto riferimento ad un modello inclusivo in maniera esplicita all'interno del recovery porti anche le altre regioni a fare una riflessione su come si può far bene e con una quantità di soggetti a cui vanno queste proposte molto superiore a quella attuale, perché il grande nodo, erano due nodi nell'ITS, il primo era quello dell'inclusività, ecco riferimento all'Emilia Romagna, lo ripeto, il secondo era quello del numero. Noi abbiamo una platea di persone che sono coinvolte da questi programmi che è dell'ordine di 40.000 unità, sappiamo che in Germania sono 800.000, sappiamo che in Francia sono 400.000, quindi stiamo parlando di 1 a 10, 1 a 20. Qui c'è un tema di andare in questa direzione per saldare quello che è ancora il gap che ci divide dai principali paesi europei. Condivido sul fatto che il recovery sarà anche un metro di misura di questa classe dirigente. La nostra generazione è una generazione che è stata chiamata alla prova in un momento difficile, dopo 10 anni difficili. Dobbiamo essere all'altezza, ma ci sono tutte le premesse per esserlo. Grazie mille, professor Paleari. A questo punto lascio al presidente Bonaccini le conclusioni. Mi riallaccio a quello che lei, appunto, un'altra frase che lei ha detto prima, cioè l'attrattività non era una caratteristica di questa regione nel dopoguerra, è diventata una regione fortemente attrattiva. Fortemente attrattiva anche molto lontana dal classico modello economico che invece ha costruito negli ultimi anni, che è appunto basato prettamente sulla manifattura, perché appunto Data Valley è invece un salto, appunto parlavamo sempre di Motor Valley, Packaging Valley, Type Valley, Food Valley, ecco adesso abbiamo la Data Valley. Come tenere assieme questi sistemi e in prospettiva questi distretti appunto molto, in qualche modo diversi ma sempre più interconnessi, e come si immagina la regione tra 20 anni? Quindi se secondo lei ancora sarà la manifattura il grosso del valore aggiunto di questo territorio, o se invece sempre più resterà qui il cervello lasciando invece le braccia e le mani altrove? Ma io penso i prossimi anni potranno essere anni per l'Emilia Romagna molto importanti. Gli indicatori economici ci dicono che
o il loro andamento, chi li studia ci dice che il prossimo anno potremmo alla termine del 22 già aver recuperato e superato il PIL del 2019. Se andrà così sarà un mezzo miracolo, perché vorrebbe dire recuperare 10 punti di PIL in meno di 2 anni, ma soprattutto la disoccupazione a fine legislatura dovrebbe tornare ai livelli a cui l'avevamo lasciata prima della pandemia, cioè attorno al 5%. Ora, decimale più, decimale meno. Io credo che le manifatture rimarranno ancora per qualche decennio certamente il cuore del sistema produttivo dell'Emilia-Romagna, ma è inevitabile che debbano anche le manifatture, già lo fanno in parte, passare attraverso l'innovazione robotica, tecnologica e digitale. D'altra parte, il 70% dei nostri nipoti faranno lavori che oggi non esistono e quindi sono tutti derivanti, quelli, o per gran parte, da questo tipo di capacità di innovazione. E, peraltro, se pensiamo che i cinesi e gli americani vengono qui a fare la supercar elettrica, scelgono l'Emilia-Romagna perché ne riconoscono la Motor Valley mondiale, dove c'è una tale concentrazione di competenze e capitale umano che da altre parti non c'è, e anche di innovazione tecnologica. Ma stiamo parlando dell'elettrico, che cambierà ovviamente il ciclo produttivo dal punto di vista del tipo di macchine, di automobili, di autovetture che si produrranno, si stanno già per produrre. E tutte le imprese dell'automotive stanno lavorando per una fortissima innovazione. Ho incontrato i dirigenti della Ferrari pochi giorni fa e hanno in mente di fare il nuovo istituto professionale, un nuovo building, un nuovo investimento. Insomma, ho letto l'intervista di Stefan Winkelmann della Lamborghini, che diceva che stanno già progettando la supercar elettrica, anche loro. Se pensiamo alle ceramiche, si vada a vedere che tipo di prodotto negli ultimi anni si sta introducendo nel mercato. Non a caso Mario Draghi, dopo il Tecnopolo, è voluto andare nel distretto ceramico, si produce qui oltre il 90% dell'intera produzione ceramica italiana. Si prenda l'agroalimentare o il biomedicale e si veda che tipo di innovazione. Insomma, è inevitabile che le manifatture debbano tener conto di questo tipo di innovazione, a partire da quella tecnologica e digitale. E la Data Valley è proprio funzionale a questo. E d'altra parte, il tipo di riflessione che molto corretta che Paleari e Anceschi facevano è legata al fatto che dobbiamo, da un lato, appunto, trattenere e attrarre talenti. Dico trattenere anche se io non sono tra quelli, non mi sentirete mai fare questo peana per cui, oddio, i nostri studenti vanno a studiare all'estero, ma magari. Io penso che uno studente che possa fare esperienze anche in altri paesi, conoscere altre culture, altre lingue, sia importante, ma noi dobbiamo avere la forza e la capacità di farli tornare qui eventualmente, o di trattenerli qui se vogliono proseguire qui a studiare e a lavorare successivamente. Su questo stiamo lavorando a un progetto, dicevo prima, proprio specifico, potrebbe essere un unicum anche in Italia, sul tema di come investire, perché ci vogliono risorse e dobbiamo metterle, trovarle, farlo insieme al mondo della ricerca e dell'impresa, come veniva detto, proprio perché su questo in parte già stiamo facendo, e ciò peraltro che richiede un sistema produttivo o di ricerca che voglia essere competitivo col resto, con le parti più avanzate del resto del mondo. E però io condivido molto la riflessione di Paleari sulla coesione sociale. Io penso che se vogliamo avere una società che sia anche attrattiva, deve garantire da un lato coesione, dall'altro servizi di qualità, perché faranno la differenza. Mi spiego e chiudo su questo, non appaia una divagazione. Noi per la prima volta utilizzeremo parte degli FSE, cioè dei fondi del Fondo Sociale Europeo, nella programmazione settennale, per costruire nuovi asili nido. È vero che noi siamo la regione che ha più posti di asili nido pubblici o privati convenzionati in Italia,
ben sopra la media europea. Ma c'è una percentuale non banale di famiglie che comunque non riescono a portare i propri bambini all'asilo nido. Ora, non è un problema solo di un luogo in cui poter collocare i propri figli per permettere, ad esempio, alle donne di lavorare. E una delle sfide che l'Italia e l'Emilia-Romagna hanno davanti è recuperare lavoro per le donne, che sono le più colpite nell'anno pandemico e in questa nuova recessione, insieme ai giovani. E sono anche luoghi quelli di proprio agenzia educativa. Le prove Invalsi hanno dimostrato di recente che gli studenti italiani sono mediamente meno preparati dei loro coetanei europei. E tra quelli più preparati in Italia ci sono quelli che in media hanno fatto l'asilo nido e la scuola materna. Noi inseriremo sperimentalmente in qualche asilo a settembre, spero in tutti entro la legislatura, lo studio della lingua inglese, già dalla prima infanzia. Vogliamo insomma dotare di strumenti nella loro crescita i nostri bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Ho fatto adesso un piccolo esempio, ma che è una novità vera anche nel campo di come costruire servizi che, mentre permettono ai genitori di sapere dove i bambini possono stare e crescere, ho detto prima, in una vera e propria agenzia educativa, ma anche permettere di crescere con strumenti che ti permettano di essere, tra virgolette, più formato, sempre più formato. Questa diciamo, diciamo che a questo punto, appunto, la conoscenza che parte fin appunto dai primi vagiti, a questo punto, visto che il tema di questa tavola rotonda è appunto conoscenza e ricerca al centro della sfida, e che sono le 11, dobbiamo arrivare alle conclusioni perché appunto so che ci tengono molto agli orari. Ecco, diciamo che si lavora su tutto l'arco di vita della persona. Beh, noi abbiamo messo la società della conoscenza, era il primo punto del programma quando mi sono ricandidato alle elezioni, ed è il primo punto del programma di questi anni ed è uno dei pilastri del patto per il lavoro e per il clima. La società della conoscenza è la vera leva se vuoi nei prossimi anni e decenni costruire un ecosistema sociale, economico, coeso e soprattutto che punta sulla qualità, che è l'unica, diciamoci la verità, che ci può far vincere questa sfida. Bene, io ringrazio moltissimo i relatori di questa prima live conference, il presidente di Arter Giovanni Anceschi, il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il... Ah, scusami Ilaria, solo sì. Una cosa, sì. Non è un caso che c'è uno che ha l'età di Giovanni e che invidio, no? A guidare Arter. Io ricordo quando indicammo lui alla presidenza ci fu anche qualche stupore, perché si pensa sempre, insomma... Io credo dovremmo anche abituarci a un mix maggiore di quello che c'è stato nei decenni scorsi, evitando che si arriva a conquistare posti di rilievo e di responsabilità soltanto alla fine di una lunga carriera o lavorativa o accademica o istituzionale. Mi ha fatto molto piacere, ricordo quando l'abbiamo scritto, ha fatto bene ricordarlo. Esatto. Io quindi ringrazio la Regione Emilia Romagna, Arter, anche Bologna Fiere, appunto, che hanno organizzato per la 16ª edizione, appunto, 16ª volta quella, appunto, Research to Business. Questa è solo la prima delle 5 live conference che ci saranno tra oggi e domani. Ricordo, al tratto sarò sempre io a Luna per appunto collegarmi per il secondo incontro sul tema del Digital Twin. Ringrazio, come dicevi, i relatori di questa prima tavola rotonda virtuale. Ricordo che sono oltre 500 gli iscritti internazionali, non l'ha detto prima il presidente di Arte, ma credo appunto far capire il tasso di internazionalizzazione raggiunto da questo evento è notevole, appunto sono collegati da più di 50 paesi. Ringrazio tutti e poi appunto vi rimando ai successivi appuntamenti, a seguire tutti gli eventi che sono in calendario tra oggi e domani. Grazie, buona giornata. Grazie.